Gianluca, questa notte tu hai fatto un video appunto a dimostrazione di quello che stava succedendo qui nel quartiere Santa Maria, nella tua attività. Ci racconti quei momenti? Allora, momenti bruttissimi che non auguro veramente a nessuno. Attività stamattina distrutta, il cuore a pezzi. Non so veramente dove iniziare. È da oltre 2 anni che sono chiuso qui con questi lavori. È da 2 anni che dico che se arriva l'acqua sarebbe successo questo. E come infatti? È successo questo. Aspettiamo ora se succede qualcosa, ma ho paura che tutto rimanga come sia. C'erano persone nel locale quando è iniziato a piovere? Cioè, a livello di persone non c'era nessuno, c'era solo il mio personale, mia moglie, mio figlio. E ci siamo dovuti chiudere dentro perché comunque c'era l'acqua che arrivava come un fiume. Fino a che ora siete rimasti a pulire? Siamo rimasti qua fino alle 3, 3 e un quarto, 3 e mezzo, non ricordo, ma perché eravamo inzuppati d'acqua, le braccia non me le sentivo più, le gambe non me le sentivo più e siamo dovuti veramente andare via e lasciare tutto così e stamattina continuare a fare quello che avremmo dovuto fare stanotte. È già successo altre volte quello che è successo stanotte? Guarda, mi è successo un 5 anni fa quando avevo l'attività dall'altra parte, ero qua nella prima comunque della traversa, ma non è cambiato nulla, 5 anni fa è successo quello che è successo oggi. Anche se oggi mi ha danneggiato ancora di più il fatto di avere questo muro davanti che ha bloccato tutto e l'acqua non aveva sfoghi e entrava tutto qui. Quindi i lavori della metropolitana hanno comunque inciso? E certo che sì, che hanno inciso. Se qui guardi quello che c'è davanti, cioè anche un bambino di 2 anni capisce che se arriva un'acqua del genere non può fare altro che fare leva tutta qua dentro. Perché siamo praticamente chiusi in un tunnel. Noi e questa abitazione che c'è qua al fianco, che comunque ieri sera salivano sui muretti per potersi mettere in salvo, perché veramente è stata una cosa bruttissima, bruttissima, bruttissima. Purtroppo diciamo abbiamo trovato una brutta sorpresa, perché non ce l'aspettavamo quest'acqua che c'è stata, e anche perché per come ho capito non c'è stato nessun allertamento rispetto ai giorni passati. Noi i giorni passati ci eravamo predisposti, abbiamo messo diciamo delle barriere per non far entrare l'acqua. Stamattina abbiamo trovato diciamo tutto allagato dentro, sì, tutto allagato diciamo dentro, merci diciamo mai da buttare, e è stato diciamo... Non è la prima volta che succede, perché noi diciamo ci è successo già qualche anno fa, che eravamo diciamo un pochettino più giù, e purtroppo ci saranno danni, allora dobbiamo vedere come fare, a chi chiederli, se è comune, diciamo, non sappiamo diciamo ancora bene come muoverci. Sono 20 anni che quando piove, ma non perché entra l'acqua piovana da me, non entra l'acqua piovana, entra la fogna, perché tutta l'acqua piovana viene raccolta nella fogna. Siccome noi abbiamo i pozzetti di ispezione, perché devono controllare come inquiniamo, perché dicono che noi inquiniamo, mi saltano i 2 pozzetti, perché ho maschile e femminile, i 2 pozzetti dei 2 bagni, e mi entra tutta la melma e tutto quanto dentro e mi allago. Quest'anno è la 3ª volta che ci allaghiamo, anche quando piove poco, se fa un po' d'acqua in più la fogna non riesce a defluire l'acqua piovana, e allora la prima uscita, perché io sono qua vicino, mi entra da me e io purtroppo mi allago ogni volta. Non so come risolvere il problema io, perché io adesso mi sono comprato una aspiraliquide, sì, stiamo là, però quando poi è tanta mi esce fuori e ci combiniamo male, proprio male, male, male. Non lo so cosa fare. La situazione purtroppo è tragica. Come me, anche tutti i miei vicini, cose che poi si ripetono ogni anno. L'ultima alluvione è stato 7 anni fa, stesso identico itinerario. L'acqua arriva da tutte le parti, perché dobbiamo dire anche che purtroppo, lo dobbiamo dire, non c'è questa grande assistenza nelle strade. Le strade sono sporche, le strade sono piene di fango già di per sé, quindi come arriva l'alluvione, tutto si ripercuote su noi cittadini. Noi che dobbiamo pagare le tasse, perché arriveranno adesso anche le tasse da pagare, e in più dobbiamo anche gestire la situazione dei danni che abbiamo subito, quindi un Natale, come si suol dire, con i fiocchi, tutto qua. Quindi ti ritrovi a piangere, perché io stanotte ho pianto, mio marito alle 12.30 era qui da solo con un mare davanti, perché giustamente chi fa sacrifici cerca di salvare quel poco che ha. Non si vede nessuno, il tutto è dire è successo, ma poi è soltanto il cittadino che deve risolvere le cose. Quella proprio più recente è stata il 17 marzo, non lo dimenticherò mai, del 2016, grandissima alluvione come
come questo di oggi, è sempre lo stesso iter, Santa Maria sommersa dal fango, perché poi c'è stato anche il problema adesso dei lavori del tratto della metropolitana, quindi l'acqua, perché ho visto anche le immagini, poverini, dei negozi all'interno di Santa Maria, l'acqua praticamente al centro non camminava, ma defluiva verso destra e verso sinistra, quindi verso le case, quindi cosa ancora più terribile, e verso i negozi. Sì, ne ho avuti danni perché mi sono trovata i mobili, tutto sommerso, tutto il vestiario che io avevo giù, quindi adesso mi tocca di nuovo rilavare tutto, e quindi praticamente tutto il mio lavoro, tutti i soldi che io di acqua, di prodotti, di energia, nel problema che abbiamo adesso, quindi io ho danni su danni, quindi dal punto di vista economico e dal punto di vista lavorativo, perché tu passi una domenica ad affrontare questa situazione e comunque, ti ripeto, siamo abituati, è così. Per l'ennesima volta, quando c'è qualcosa di imprevedibile, perché oggi non ce la possiamo prendere con la politica o con la nostra amministrazione, perché una cosa del genere non può essere preventivata, ma bisogna solo fare una denuncia pubblica cercando di portare all'attenzione la prevenzione su queste cose. Prevenzione significa comunque sapersi organizzare per limitare i danni, perché ripeto, un danno del genere è imprevedibile perché è una calamità naturale, quindi acqua che non si vedeva dal 2016, dove anche nel 2016 mi sono allagato di nuovo. Come vedete nell'attività l'acqua mi è arrivata oltre i 50 centimetri, io sapendo che si poteva verificare tutto questo, attrezzatura l'ho tenuto in una situazione molto alta, però tutto quello che era di esposizione all'interno del negozio, quindi album da far vedere ai clienti, quindi i miei lavori, sono andati tutti in rovina. Basta anche poi riprendere tutto quello che c'è fuori, dove ci sono le colonnine, dove c'erano, ripeto, gli album, e si sono rovinati, però ripeto, meglio così che peggio, sinceramente. Non ci lamentiamo perché c'è chi sta peggio di noi, però ogni qualvolta noi in questo quartiere, che è Cassiodoro, ogni qualvolta veniamo dimenticati da tutti e abbandonati in tal senso da tutti, però ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di andare avanti come sempre. Che devo dire? Una domenica da ricordare.